Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Per chi mi segue all'interno di social avrà visto che in questi giorni ho postato una storia su Instagram dove rimettevo la mia SIM principale all'interno del Samsung Galaxy S8 Plus, quello che ci è stato regalato quasi 4 mesi fa da Samsung in presentazione. Beh, che dire ragazzi, dopo aver utilizzato quasi tutti i top di gamma presentati, da HTC a OnePlus 5 ad Honor 9, oggi voglio raccontarvi un po' più nel dettaglio quelle che sono le mie sensazioni a riutilizzare questo S8 Plus, dandovi anche quelli che sono, secondo il mio punto di vista, i pregi e i difetti nell'uso quotidiano. Voglio cominciare a parlare con voi di display e design di questo S8 Plus. Non si può non restare a bocca aperta guardando questo device, è davvero ben costruito, bellissimo esteticamente, con un display, ragazzi, fantastico. Già solo accendendolo così e senza utilizzare lo smartphone viene voglia di acquistarlo e di portarselo a casa. Effettivamente queste curvature rendono davvero innovativo e soprattutto diverso l'utilizzo di uno smartphone. Ma purtroppo, ragazzi, tutta questa estetica e tutto questo design poi non ripaga nell'utilizzo di tutti i giorni a livello lavorativo. Il display curvo serve a gran poco, ma soprattutto l'impugnatura non è troppo salda, si ha sempre la sensazione di toccare il pannello e non invece di andare a toccare le cornici. Ma soprattutto uno dei punti più particolari di questo pannello è la copertura. Ragazzi, non esiste una pellicola in vetro di buona qualità che non si alzi dopo poco tempo montando una custodia, ed effettivamente è un po' problematico per tutte quelle persone che sono abituate a comprare il proprio device con un vetro o anche con una semplice pellicola, avranno qualche problemino in più. Ci sono solo alcune pellicole che funzionano davvero bene, tra queste quelle della Clearcoat, le Mobile Outfitters sono dei piccoli chioschi che troverete all'interno dei centri commerciali. Ecco, se dovessi consigliarvi proprio una pellicola per S8 Plus e per S8, vi direi proprio di acquistare quella, è l'unica insomma che fino ad oggi mi ha dato una buona sensazione e sembra riesca a durare un po' nel tempo. Ecco, quindi ragazzi, molto bello da vedere, stupendo, un display eccezionale che si vede davvero benissimo sotto la luce diretta del sole, ma l'utilizzo con una mano è un po' problematico, anche l'impugnatura, e soprattutto è molto delicato. Quindi ragazzi, vi consiglio di farvi magari anche una bella assicurazione casco quando vi comprerete questo device, perché solo il display mi sembra costi intorno ai 400 euro. Ci sono anche le prestazioni che sono davvero al top su questo S8 Plus. Ragazzi, avete ragione, 4 giga di RAM probabilmente sono un po' stretti, soprattutto per il software di Samsung che è parecchio pesante, e c'è da dire che a fianco ad altri top di gamma come Honor 9, OnePlus 5 piuttosto che HTC U11, questo S8 Plus non riesce a tenergli testa. Qualche lag di troppo c'è, qualche ricaricamento c'è pure, effettivamente è vero. Però ragazzi, è uno dei software più completi in assoluto. Nell'utilizzo giornaliero non crea troppi problemi, attenzione, chiariamoci, però effettivamente dopo aver utilizzato vari top di gamma queste piccole differenze si sentono, nell'immediatezza magari no, ma dopo una bella giornata, due di utilizzo pesante, comincia a farsi sentire quella differenza che sostanzialmente poi quando si lavora dà un po' fastidio, per esempio quando vado ad aprire la rubrica, piuttosto che andare a ricercare qualche altra applicazione, c'è sempre quell'attesa, quel qualcosina in più da dover aspettare, che se si è utilizzati altri top di gamma si nota, non è nulla di drammatico, ma va detto e non nascondo nulla, ricordatevelo. Quello che poi ho fatto per rendere piacevole ancora di più l'utilizzo quotidiano con S8 Plus è installare Nova Launcher. In questo modo il dispositivo diventa un po' più utilizzabile, possiamo innanzitutto andare a interagire con la tendina facendo uno swipe verso il basso, abbiamo il doppio tap per andare a riattivare e rianimare lo schermo, e quindi ragazzi in questo modo sono riuscito a renderlo più utilizzabile e anche con qualche lag in meno, perché Nova Launcher riesce davvero ad aiutare a migliorare quella che è la qualità e reattività del device.
Il reparto fotografico è eccellente, ragazzi, non ho nulla da dire. La camera principale riesce a scattare delle foto ottime anche con poca luce e la camera selfie è tra le migliori provate fino ad oggi. Sono pochissimi gli smartphone che riescono a far meglio, ho visto qualcosina di superiore nel reparto video, ma effettivamente è il miglior compromesso a livello di multimedialità visto fino ad oggi. Ottima anche la ricezione di questo S8 Plus, che mi ha permesso di telefonare anche nei miei soliti punti critici dove con altri smartphone ho perso completamente il segnale, quindi ottimo anche sotto questo profilo, come davvero ottima la qualità in capsula. Una qualità dell'audio eccezionale in chiamata e anche quando andiamo a ascoltare la nostra musica non dispiace, in quanto la cassa di sistema posta nel profilo basso è di altissimo livello. L'autonomia mi ha sempre soddisfatto, già dall'inizio dopo un po' di cicli di carica mi ha sempre permesso di arrivare a sera indipendentemente dal mio utilizzo, addirittura con tutti gli aggiornamenti ricevuti è ancora migliorata e quindi sotto questo profilo è sicuramente da promuovere, ma da promuovere anche per tutte le altre caratteristiche che sono state implementate su questo modello. È uno degli unici dispositivi ad avere la ricarica wireless, ragazzi, e credetemi che non è una cosa da poco, tant'è che le macchine che stanno per uscire quest'anno tutte al suo interno hanno un tappetino per poter ricaricare in modalità wireless il proprio device. Oltre a questo, un'altra particolarità che lo rende davvero unico fra tanti dispositivi visti fino ad oggi è la certificazione IP68. Per essere un top di gamma, ragazzi, non possono mancare queste cose: impermeabilità, ricarica wireless e stabilizzazione ottica. Solo così puoi competere con tutti gli altri ed effettivamente a questo S8 Plus non manca proprio nulla. Fin qui, ragazzi, dovrei dirvi che S8 Plus è il miglior dispositivo di sempre, quello che mi sentirei di dover consigliare a qualsiasi mio amico, a qualsiasi persona. Beh, oggettivamente, dopo aver provato altri top di gamma come HTC U11, come OnePlus 5, piuttosto, ragazzi, che Honor 9, che ha anche un prezzo davvero eccezionale, questo S8 Plus sicuramente risulterà il più bello, il miglior display visto fino ad oggi, quello meglio ottimizzato, con un reparto fotografico al top e magari il più completo. Questo sì, ma di certo non il più funzionale, non il più pratico, soprattutto durante il giorno o nell'ambito lavorativo. Manca un sensore per lo sblocco che funzioni nel migliore dei modi, è piuttosto delicato, queste curvature del display lo rendono non comodissimo in mano o sicuramente non tra i più sicuri provati fino ad oggi. Quindi, ragazzi, sì, sicuramente S8 Plus sarà il dispositivo da mettere nel podio per completezza, per estetica e anche magari per il suo prezzo, che attualmente risulta essere piuttosto interessante, però non di certo il più comodo a livello lavorativo, non di certo il più comodo e veloce fra quelli che ho provato fino ad oggi. Perché dire, ragazzi, spero che questa chiacchierata per oggi vi sia piaciuta. Noi come sempre ci vediamo tra qualche giorno per una prossima recensione e non dimenticatevi di mettere un bel like e di iscrivervi a tutti i miei social che troverete linkati qui sotto il video. Ciao a tutti!